tempo. Faccio una foto per Ilario. Sì, vabbè, ma allora quello io oh, quello che stai dicendo lo riprendo, è acceso. Quindi attendi che dici. Ah, sì. È pronta, eh? Sì. Siamo già in diretta? Io sì. Allora possiamo iniziare. Va bene qui? On detto a per la guerra. Vai. Presentiamo in questo istante l'undicesima tornata di Sette Libri per Sette Sere. È un appuntamento ormai che caratterizza l'estate sivernese, ed è un appuntamento, diciamo, atteso. Chiaramente non attendono me, attendono Aldo alla parola, Aldo, Associazione Amici del Libro e della Biblioteca. Cosa vi proponiamo in questa undicesima tornata? Le date ormai sono canoniche, dal 27 luglio al 2 agosto si inizia con Arte per Sette Sere alle ore 18.30 e continua poi alle ore 21.30 con Sette Libri per Sette Sere. In realtà noi l'orario 21.30 lo diamo perché è un momento di dialogo tra le persone che vengono ad onorarci con la loro presenza. È un momento per conoscersi, per scambiare delle idee, ma l'inizio vero e proprio è Svizzera alle ore 22. Alle 22 è la mattina. Chi saranno le colonne portanti di questa tornata di Sette Libri per Sette Sere? Allora, noi cominciamo con sabato 27 con Donatella di Cesare. È un volto ormai noto della televisione italiana. È un volto, è una penna, è una mente nota a livello europeo come filosofa, e presenterà Democrazia e Anarchia, il potere nella polis. Dialogherà con Donatella di Cesare Luciano Pinto. Domenica 28 luglio invece passeremo ad un altro argomento che sta molto a cuore a che si venga a comprendere l'importanza di questo tema. E cioè parleremo del ruolo della tracciabilità nella commercializzazione agroalimentare, ed il libro è stato scritto da Antonella Reitano, professoressa all'Unicamp di marketing, e chiaramente questa presentazione ci consentirà di allungare lo sguardo sull'importanza della tracciabilità dei prodotti alimentari. E noi, come calabresi, come regione Calabria, non siamo secondi a nessuno in termini di qualità del prodotto. Ci manca la capacità della descrizione, ci manca il marketing per i nostri prodotti. Col tempo, sono sicuro, riusciremo a sopperire a questa lacuna. Lunedì 29 luglio sarà la volta di Santo Gioffre. Santo Gioffre basta il nome per i calabresi e non soltanto per i calabresi. Stavolta non lo vedremo sotto la veste di medico, né tantomeno di quello di politico, lo vedremo sotto la veste di romanziere. Il libro che presenterà sarà Evasione d'amore. Dialogherà con lui Teresa Papaletti. Martedì 30 luglio inseguiremo i bronzi di viaggio. Daniele Castrizio e Carmelo Petraglia,
9, non è Daniele Gasperini. Vincenzo, sì, è il 30. Daniele e Petraglia sono due cognomi di due studiosi che affrontano il tema di come andremo ad affrontare la questione dell'amministrazione differenziata italiana, cioè la modifica del capitolo quinto ha come dire messo mano alla meccanica della nazione. E quindi si parlerà di autonomia regionale e di divari tra le diverse regioni e problemi costituzionali che verranno ad emergere. Ci saranno delle regioni che saranno avvantaggiate, ce ne saranno altre che saranno svantaggiate. E dialogherà con gli autori Maria Teresa D'Agostino. Su questa cosa mi viene naturale fare una battuta. Ad una persona che non ha risorse può convenire essere lasciato solo a decidere del suo destino? Questa è una riflessione che mi sento di fare. È così, quando ci parlano di autonomia differenziata ci devono dire le risorse della regione Calabria dove dovremmo andare a prendere. Poi, mercoledì invece 31 luglio, invece Castrizio e Otellitano di Aria, dal mito alla storia, il mistero del bronzo di Via. Ci racconteranno come sono riusciti a localizzare il punto esatto in cui queste statue erano collocate. E il percorso sarà avvincente. Giovedì 1 agosto, Raffaele Gaetano, cronache di un viaggio a piedi nella Calabria del 1847, e dialogherà con Raffaele Gaetano, Simona Masciaga e Luciano Filone. E per arrivare a venerdì 2 agosto, Sandra Iannini, grazie per la protezione, il vocabolario del cibo. E quindi sicuramente mangeremo con gli occhi e dialogherà con Sandra Iannini, Mollace, Carini, e questo per quanto riguarda sette libri per sette sere. E adesso torniamo all'arte. Per l'arte cominciamo con sabato 26 con Giuseppe Sergi e Anita Tarzia, che sono tutte e due pittrici. Se c'è qualcuno che è presente, vuoi presentare l'elemento della tua pittura? Vedere, in ogni caso invito tutti a
Continuiamo. Con domenica 28 luglio, Stefania Castellani e Rina Fiordaliso, ora qua. C'è qualcuno che... No. Per dare spazio anche a loro. Lunedì 29, 29 luglio, Samantha Romeo Pittuccia. Sì, guarda, vieni, vieni Samantha. Scusate l'emozione, ma tranquilla, è sempre... beh, io non ho un soggetto in particolare riguardo la mia arte, dipingo sia su tela che su vari supporti, quindi acrilico, olio, dipende il momento, vado dal paesaggio alla figura, alla ceramica, creo oggetti d'arredamento anche con le vecchie damigiane, ho fatto delle lampade, insomma spazio un po', sono un po' poliedrica, faccio un po' di tutto, però ultimamente mi sono avvicinata molto alla pittura su tela che avevo lasciato per cose mie, e dipingo quello che sul momento mi colpisce in modo particolare. Anche l'astrattismo, ho visto. Sì, dipende dal momento, quindi sarà la mia prima vera esposizione, quindi spero che si colpisca e che piaccia a chi l'ha. Sicuramente sarà un successo. Grazie. Grazie a te. E così siamo arrivati a martedì 30, Stefania Romano, pittrice, e poi mercoledì 31, Teresa Rota Decia e Davide Luna, che sono rispettivamente ceramiste e scultori di scrittori di Cinesiana. No, anche perché vengono da fuori, quindi sarebbe stato impossibile. Però sappiamo cosa aspettarci. Sì, sì, adesso ti dirò io qualche cosa in più. Perfetto. Giovedì 1 agosto, Emma Guarisi, pittrice. Che no, anche lei viene da fuori. E poi venerdì 2 agosto, Corrado Armocida. Diciamo, il grosso è stato presentato. Adesso se avete domande, con piacere rispondiamo alle domande. Adesso se permetti Rosimo, volevo innanzitutto ringraziare i colleghi giornalisti, soprattutto la testata dell'ente locale e la testata della Riviera, che quest'anno ci hanno dato praticamente la loro disponibilità e la loro praticamente presenza continua sull'evento, ecco, sono rimasti sul pezzo. E volevo ringraziare poi anche i colleghi giornalisti delle varie testate che presenteranno, ovviamente saranno da relatori ai testi da noi scelti, e volevo praticamente precisare anche una cosa, che la scelta dei testi non avviene casualmente, ma viene ovviamente da un'analisi che noi facciamo in tempo e per tempo. I testi da noi vengono letti, vengono valutati e in base alle tematiche e in base alla stesura del testo stesso, quindi al linguaggio di come viene scritto, viene così scelto come presentato. Naturalmente si scelgono testi di corrente comune, quindi di grande attualità, e si scelgono testi anche che siano non soltanto dei testi profondi e tecnici, chiamiamoli così, ma sono dei testi che sono alla portata di chiunque li possa leggere e di chiunque praticamente possa approfondire l'argomento trattato. Per quanto riguarda gli autori, quest'anno avremo delle grandi novità, personaggi già noti alle critiche artistiche, come ad esempio molti di questi, altresì delle grandi novità che noi abbiamo scoperto frequentando un po' i mercatini, frequentando un po' quelle zone un po' nascoste, no? Quasi con timidezza, con dignità ovviamente, dice ma io so fare questo. No, ovviamente tu sei un artista, se riesci a realizzare, come diceva
Samantha diceva io riesco a realizzare da una damigiana, riesco a fare un'opera d'arte, ben venga, no? Perché c'è, a parte il riciclaggio, a parte comunque l'estro artistico, ma c'è una grande conoscenza e una grande praticamente voglia di fare queste cose. Per quanto riguarda gli altri artisti, abbiamo i pittori, pittori già noti, come dicevo prima, alle critiche artistico di zona e anche, non solo di zona, anche nazionali, come hanno già partecipato a molti concorsi, vincendoli tra le altre cose. E poi abbiamo Corrado Armocida in ultima serata, che è stato identificato come l'autore della Cappella Sistina Calabrese, cioè perché lui effettivamente ha realizzato degli affreschi nelle varie chiese con la sua modernità e con la sua disinvoltura anche artistica, ha realizzato veramente delle grandi opere, nulla togliendo agli altri. Basta, io ho finito, va bene così. Passiamo la parola al pubblico. Grazie. Allora, se avete domande, con piacere proviamo a rispondere. Allora, ci vediamo sabato. Sabato 27 luglio inizieremo, daremo il via alle 18.30 con Arte per 7 sere. Esporranno praticamente Anita Tarzia e Giunzi Sergi, che sono due pittrici già note alle critiche. L'una praticamente si occupa di dipingere un po' su tela e anche con una grafica diversa, nel senso che l'artista stessa vuole dare un'impronta di visibilità per quello che sente, per come la sente, un po' delle forme un po' di astrattismo, delle forme un po' serigrafiche, un po' stilizzate, però molto interessanti. Giusy Sergi mentre invece è un espressionista, chiamiamola così, che si dedica soprattutto alla pittura dei volti degli immigrati. Quindi abbiamo questi volti molto belli, molto espressivi, con degli occhi praticamente che sembrano tutti uguali, no? Che trasmettono qualsiasi tipologia di emozione o sensazione, con lacrime e quant'altro, che fanno parte praticamente ormai della nostra quotidianità, perché li vediamo ovviamente nelle nostre zone. Poi seguiamo alle 21.30. Poi alle 21.30 con 7 libri per 7 sere, ovviamente con Donatella di Cesare, il suo testo su democrazia e anarchia della polis, sarà praticamente presentato, quindi seguito, ci condurrà per mano, come sempre tu. Il nostro socio Luciano Figliamelo, ex docente di lingua italiana. L'ultimo alle 22 7 libri per 7 sere sarà anche attraverso un streaming, esatto. È possibile seguirlo online sulla pagina Facebook dalle ore 22. Una cosa anche, che quest'anno noi abbiamo chiamiamolo così, un gemellaggio, no? Con l'associazione Progetto Donna di Cinque Frondi, che trasmetterà tutte le nostre serate in differita, perché l'esclusiva ce l'abbiamo noi, quindi con Riviera e con l'ente locale, trasmetterà in differita su Radio Gioiosa Marina le nostre serate, e dove sarà anche possibile fare degli interventi. Insomma, diamo la possibilità un po' a tutti. Diamo la possibilità a tutti anche di seguirci. Più siamo, meglio. Meglio stiamo, ecco. Meglio stiamo. Grazie, okay. A tutti. Grazie a tutti, buona serata, a presto.